Veneto forza la situazione per quanto riguarda il trasporto pubblico. Una ordinanza del presidente della giunta regionale Luca Zaia infatti libera a partire da domani tutti i posti a sedere negli autobus, nei treni, nei tram e nei vaporetti. Sarà possibile quindi occuparli tutti e non solo uno ogni due, sempre con l'obbligo di mascherina. Zaia sfida così il governo, dal quale attende apertura a metà luglio per quanto riguarda i grandi eventi e la partecipazione degli spettatori alle manifestazioni sportive. Intanto il salto in avanti odierno, definito tosto dallo stesso presidente, dopo l'approvazione delle linee guida da parte del Dipartimento regionale di prevenzione. La nuova ordinanza vale almeno fino al 10 luglio e omologa appunto la capienza dei mezzi pubblici a quella tradizionale, senza ulteriori riduzioni di corse. La vigilanza rispetto all'obbligo di mascherina spetta al personale dell'azienda di trasporto, che può comminare multe da 400 a 1000 euro. Anche il trasporto non di linea, ovvero taxi e noleggio con conducente, potrà viaggiare a pieno carico, sempre con mascherina d'ordinanza. Per gli autobus Gran Turismo vale la regola della regione di partenza. Fra gli altri dispositivi verranno riammessi i quotidiani nei bar e negli studi professionali, saranno autorizzate le pratiche degli sport di squadra e di contatto, le saune e gli ippodromi, così pure i negozi interni degli ospedali come le edicole. Infine, la regione consente di nuovo lo svolgimento di processioni religiose e cortei evocativi, con distanza di un metro e utilizzo delle mascherine. Nei giorni scorsi il consigliere del PD Jonathan Montanariello aveva sollevato la questione dell'asfaltatura sottomarina e dei segnali stradali orizzontali a esse collegate. Oggi fa eco il collega leghista Marco Dolfin che aggiunge carne al fuoco. Sia nei marciapiedi, sia lungo le strade laterali agli incroci, molti sono i mancati interventi, esordisce l'esponente della minoranza. Anche Dolfin focalizza le opere di strada Madonna Marina. All'incrocio con via Acacia e con il tratto che porta alla scuola De Conti, spiega il capogruppo della Lega, le persone con disabilità costrette alla carrozzina devono procedere al centro della carreggiata perché il manto che porta alla rampa del marciapiede è assai sconnesso, con avvallamenti che creano l'effetto di inciampare e slittare. È possibile stendere chilometri di asfalto e non curarsi di un metro di intersezione? Si chiede l'esponente della Lega. C'è il rischio che le carrozzine in transito possano cadere, con le ovvie conseguenze per la salute delle persone trasportate. Avevo segnalato tale situazione in tempi non sospetti, conclude Dolfin, senza ricevere alcuna risposta. Mi chiedo se sia mancanza di considerazione per le categorie più deboli o se ci sia dell'altro. Spero non abbia mai a succedere niente di grave nei tratti segnalati, perché nel caso sarò il primo a costituirmi parte civile contro chi non è intervenuto nei tempi e nei modi dovuti. Lavori qua, mi ha detto il provvede a mettere a posto, ma alla fine non fa niente, sui marciapiedi non si può passare, io che sono disabile non posso passare, devo rimanere a casa perché i marciapiedi sono tutti pieni di buche. Okay. Io ho già sotto marina. Va bene, lo segniamo. Speriamo che sistemano queste strade. Va bene. Okay. Grazie. Niente, ciao caro, ciao. 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 Si infiamma la bagarre politica attorno al piano dei Ghezzi, che sarà presentato dall'amministrazione comunale domani mattina, sabato 27 giugno, alle ore 10.30 nell'auditorium di Calle San Nicolò, alla presenza degli assessori Veronese e Alessandra Penzo, del dirigente Favaretto e di Nico Boscoli Agostini, presidente del consorzio urbanistico Terre dei Ghezzi. Il progetto, già stigmatizzato dai residenti di via Altea, via Aralia e via Ardisia, incrocia la contrarietà del Partito Democratico, che ieri pomeriggio ha convocato alla Pista Rosa di Borgo San Giovanni un'assemblea pubblica aperta ai cittadini e agli interessati.
circa 60 partecipanti tra platee gradinate, nel mentre l'altro canestro i ragazzini giocavano sotto l'occhio benevolo della polizia. Le osservazioni del PD sono state protocollate ufficialmente ieri mattina e si sostanziano nel fatto che, secondo Barbara Penzo, il piano non migliora né riqualifica e nemmeno consente di raggiungere gli obiettivi fissati dalla città in termini di viabilità, verde, abitazioni di cui non c'è bisogno. Secondo i democratici, il percorso seguito non è legittimo. Viene presentato un piano attuativo, prosegue la consigliera di opposizione, ma esso prevede una variante e quindi avrebbe dovuto passare per il Consiglio Comunale e non solo essere approvato dalla Giunta. Penzo rileva che il progetto è stato accolto dal Comune senza grandi modifiche rispetto a quanto presentato dal consorzio privato e quindi senza una mediazione che ne bilanciasse gli interessi. Ribadisce il capogruppo consigliare Jonathan Montanariello: non si può pensare che un pezzo così importante della comunità venga stravolto, lasciando solo il tempo di osservazioni tecniche, come se stessimo costruendo un piccolo comparto periferico. Sono spariti i corridoi verdi ciclopedonali previsti dal piano regolatore. Il piano casa insegna in maniera violenta come diventa più facile vedere un palazzo che sale verso l'alto che un albero che viene piantato. In conclusione, Barbara Penzo parla di progetto da stravolgere e lancia un appello all'amministrazione 5 Stelle a correggere la rotta, dal momento che ora il piano dovrà essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Riprenderanno lunedì le opere di consolidamento della banchina del mercato ittico all'ingrosso che dà sul canale San Domenico. I lavori infatti sono stati fermi durante il periodo più acuto dell'emergenza sanitaria, dal momento che l'impresa appaltante aveva sede e strutture fuori provincia e quindi non era stata autorizzata per i primi tempi allo spostamento in loco. L'aggiunta di una relativa inerzia prima di rimettere in sesto il cantiere secondo le nuove prescrizioni ha portato allo stallo perdurante, con il contestuale ammasso di quantità di sabbia all'esterno del mercato, notate dagli operatori per il timore che la polvere sollevata interferisse con l'attività legata al prodotto ittico commestibile. Da una decina di giorni gli allievi della banda musicale giovanile di Chioggia si sono di nuovo radunati dopo la forzata inattività nel periodo di massima emergenza e sotto la guida della maestra Rosella Tiozzo stanno provando a fare musica d'insieme nel parco dell'Isola dell'Unione ogni martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle 20. Il complesso mantiene le distanze tra i singoli richieste da decreti e ordinanze e intanto si prepara la prossima stagione che dovrebbe essere quella del rilancio. Alle viste la continuazione dei progetti scolastici di Facciamo Banda negli istituti del territorio e molte altre occasioni per esibirsi dal vivo, come le cerimonie per le ricorrenze civili. Così, per il piacere degli spettatori casuali seduti nelle panchine del giardino che unisce Chioggia a Sottomarina, nell'aria risuonano le note del repertorio, tra cui We Are the Champions dei Queen, performata dai giovani musicisti chioggiotti. Conosce strascichi giudiziari la vicenda relativa alla mancata approvazione del bilancio consuntivo 2019 per l'autorità portuale, dopo la bocciatura da parte dei consiglieri delegati della Regione Veneto e della città metropolitana di Venezia. Se questi ultimi, Anna Maria Campitelli e Fabrizio Giri, hanno presentato un esposto alla Procura per il contributo da 9 milioni a fondo perduto alle aziende del gruppo Mantovani che si occupano del terminal di Fusina, con prolungamento della concessione per 10 anni,
Il presidente dell'ente, Pino Musolino, risponde per le rime giudiziarie. Il vertice dell'autorità portuale ha comunicato attraverso Twitter e un dialogo con il giornalista Michele Fullin, riportato nel numero odierno del Gazzettino, che intenderà egli stesso adire le vie legali. «Vado volentieri in procura», ha detto Musolino, «perché sono in possesso dei documenti, degli atti, delle registrazioni e dei verbali che attestano la totale correttezza dell'operato mio e dei miei collaboratori. Posso rispondere a domande relative a ogni riga del bilancio». L'autorità di sistema ha inviato alla procura della Corte dei Conti una nota per segnalare la potenziale paralisi dell'attività dovuta al blocco di bilancio definito immotivato. Sullo sfondo il possibile danno erariale che consiglieri nominati da Zaia e Brugnaro potrebbero causare con la propria condotta, dal momento che il Comitato di Gestione del Porto prevede responsabilità precise per i suoi membri. L'ente aveva concluso il 2019 con un utile di 11 milioni e un avanzo di 26. Pino Musolino, che ha informato anche il Ministero delle Infrastrutture, ha anche annunciato una querela per calunnia nei confronti di Campitelli e Giri, dei quali è pronto a produrre gli incartamenti che attestano gli incontri professionali avuti in 2 anni. Il presidente dell'autorità si dice forte del consenso nazionale espresso a più livelli da agenti marittimi, lavoratori portuali, armatori. «Prendo per buone le dichiarazioni di Zaia», conclude Musolino, il quale ha detto che non era a conoscenza di niente, avendo dato carta bianca, e che se i bilanci sono buoni, vanno votati. It's not a game, it's a rich game.